Ciao ragazzi, dal momento in cui vedete questo video probabilmente saranno passati circa 14 giorni più o meno da quando ho girato questo video qui, perché oggi voglio fare un video test su uno sbiancante denti. Sono molto molto curiosa perché è uno sbiancante denti che è al 99% di origine naturale, quindi se funziona è veramente un prodotto carino. Ed inoltre è un prodotto fatto in Francia, ma c'è scritto sulla descrizione di questo prodotto che arriverà presto da Sephora, quindi magari sarà anche più facile da reperire. Sono andata a controllarlo e c'è la cura di 14 giorni, cioè non è la cura, ma non mi viene come si dice, qui c'è scritto in francese cure 14 jours, non sono capace a leggere il francese, però quello di 14 giorni costa 19,90 euro, quello di 28 giorni 38 euro e quello di 42 giorni 55 euro. Quindi in realtà non è neanche un prodotto così tanto caro, perché per una cura, chiamiamola così, non mi viene un altro modo per dirla in questo momento, di 14 giorni il prezzo è soltanto di 20 euro, non è per niente alto. Visto che sbiancare i denti dal dentista o comunque attraverso anche altri sbiancanti denti che non sono naturali costa molto molto di più. Quindi sono curiosissima di provarlo. Il pacchettino che mi è arrivato è questo pacchettino qui che contiene tre gusti. Uno è la liquirizia, uno è la menta e un altro invece è berry. Che cos'è? Ribes dovrebbe essere, se non sbaglio, o lampone, forse non mi ricordo quale dei due è. Ora, liquirizia e menta mi piacciono un sacco, l'altro non lo so tanto, non lo so se mi piace poi così tanto, però vabbè, lo proviamo. Quello che c'è qui dentro sono dei tubicini che starete vedendo adesso più vicini, e all'interno di questi tubicini dovrebbe esserci un mix di olio di cocco e altri ingredienti naturali che dovrebbero aiutarvi a sbiancare i denti. Come funziona? Prendete il vostro tubicino, lo spremete all'interno della bocca. Se il tubicino è rigido, non vi preoccupate perché l'olio di cocco a basse temperature tende a solidificarsi. Quindi lo riscaldate e poi ve lo spremete in bocca. Dovete far girare l'olio in bocca per 10-15 minuti, poi sputarlo e risciacquare la vostra bocca, e questo dovrebbe essere il trattamento. Ora, non l'ho mai provato, questo è semplicemente quello che diceva di fare sul sito e quindi lo proverò insieme a voi. Quello che c'è all'interno sono questi tubicini qui che sembrano, avete presente quei cosi per lo stomaco, quando mi fa male lo stomaco, ecco un po' i protettivi per lo stomaco. L'aspetto è un po' questo qui. Non è un video facile da fare, nel senso mettere i denti davanti a non so quante mila persone non è una cosa così carina e insomma confortevole da fare, però lo farò lo stesso. Calcolate che i miei denti non sono giallissimi, però io li vorrei più bianchi, li vorrei tipo bianchi pubblicità dei dentifrici che sorridete e vi abbaiano. No, quello è quello che vorrei. Però calcolate che io non fumo, non bevo caffè, non bevo tè, quindi sicuramente se fate una di queste tre cose i vostri denti, cioè è più facile che i vostri denti anche una volta sbiancati torneranno ad essere un pochino più gialli, perché sono comunque abitudini che tendono ad ingiallire i denti. Se invece non lo fate, c'è più probabilità, incrociamo le dita, che i denti una volta sbiancati rimangano più bianchi di come ce li avevate prima. La cosa di cui sono curiosa è del fatto che ci sia un tubicino al gusto della liquirizia. Io adoro la liquirizia, mi piace tantissimo, prendo sempre anche il gusto gelato alla liquirizia, mi piace veramente un sacco, però io sapevo che anche la liquirizia ingiallisse i denti. Ora, uno sbiancante denti con il gusto liquirizia forse sarà probabilmente soltanto un aroma, non sarà, non ci sarà la liquirizia qui dentro, non lo so. La cosa che non mi piace tantissimo anche è che bisogna tenere questo olio all'interno della bocca per 10 minuti, senza poter inghiottire la saliva, senza poter parlare. Non lo so quanto sarà confortevole, però ecco, oggi lo proveremo insieme. Se funziona, ci posso anche stare. Allora, che gusto scegliamo tra liquirizia, menta e Ribes? Proverò il Ribes. Dio, si dice Ribes, Berry, non lo so, perdonatemi ragazzi. Comunque, il gusto Berry lo scaldo un pochino con le dita. Dal momento in cui lo metto nella mia bocca non posso più parlare. Adesso però, prima di farlo, voglio farvi un close-up estremo dei miei denti. Già so che odio questo sapore. Comunque, all'interno mi sono dimenticata che c'era anche il carbone, infatti è nero all'interno. E niente, ragazzi, andiamo verso questa nuova avventura. Oddio, il sapore mi fa schifo.
Allora, ragazzi, parliamone perché questo gusto fa schifo, fa veramente schifo. Quando l'ho messo in bocca, essendo l'olio di cocco leggermente solidificato, era tipo tutto granuloso. Non lo so, ragazzi, quando l'ho messo in bocca, cioè, stavo quasi per vomitare. Io non so se si è visto dal video. E fatemelo sapere se si è visto. Non lo so, dopo controllerò anche io quando taglierò il video. Non è così fastidioso poi da tenere in bocca per 10 minuti. Il problema è il gusto. Spero che menta e liquirizia siano un pochino meglio, perché sia la menta sia la liquirizia mi piacciono e spero appunto che quei gusti siano meglio. E per fortuna di questi qui viola ce ne sono soltanto altri tre, ma non so come farò. Poi non so se magari c'è qualcuno che ama questo gusto e quindi riesce a sopportarlo, ma spero che liquirizia e menta siano un po' meglio, perché sennò 14 giorni così io non riesco proprio a farli. Non mi sembra che i miei denti si siano sbiancati. Comunque farò la foto dopo. Adesso vi faccio un close up e vediamo se vedete qualche cambiamento. Per il momento questo è quanto, ci vediamo prestissimo. Eccoci qui, ragazzi, terminato il nostro trattamento sbiancante per i denti. Sono passati 14 giorni, perché mi sembra fossero 14, neanche mi ricordo. È passato un sacco di tempo. Comunque ho utilizzato tutti quanti i tubicini sbiancanti. E posso dirvi che cosa ne penso. Parliamo del tipo di sensazione che danno, diciamo, mentre si utilizzano. I primi 2-3 giorni sono tragici perché la consistenza non è veramente piacevole e diciamo anche per il sapore bisogna un attimino abituarsi, perché come vi ho detto bisogna tenerli comunque 10-15 minuti in bocca e non è così tanto piacevole. Non è una tragedia, però non è così tanto piacevole. È una gran fatica ogni giorno mettersi lì a mangiarsi quel coso e tenerlo un quarto d'ora in bocca. Il consiglio che posso darvi se decidete di acquistarlo è di metterlo o un attimino sul termosifone o 10-15 secondi nel microonde, in modo che tutto quanto si sciolga, e in realtà una volta messo in bocca risulta semplicemente leggermente più denso dell'acqua, non risulta proprio come un olio, però non è così granuloso, così denso come se lo spremete dal tubicino senza riscaldare l'olio di cocco. Se lo fate in estate probabilmente il tubicino sarà già liquido all'interno, però quando fa freddo l'olio di cocco si solidifica e la consistenza non è proprio tanto piacevole. Anche per quanto riguarda gli altri tre con le striscette viola, il sapore quello schifoso, in realtà una volta abituata, essendomi abituata alla consistenza e a doverlo tenere così tanto tempo in bocca, non mi hanno dato così tanto fastidio, perché riscaldandolo, e cioè diciamo sciogliendolo, il sapore non si sente poi così tanto. Invece è come se messo così da freddo il sapore si sentisse molto molto di più, quindi appunto vi consiglio di scaldarlo e di farlo diventare liquido ma non caldo all'interno, altrimenti se lo fate diventare caldo anche lì non è proprio tanto piacevole. Parliamo dei risultati. Allora, ne vale la pena? Secondo me no. Cioè, ho visto veramente un lieve sbiancamento dei denti. Gli ultimi giorni ho iniziato ad usare un nuovo dentifricio sbiancante, che è quello dell'antica erboristeria forse, e ho visto più cambiamento avendo usato quel dentifricio che facendo 14 giorni di trattamento con quel cosino lì. È una cosa naturale, è una cosa che non è così tanto invadente come magari uno sbiancamento dal dentista o uno sbiancamento con prodotti chimici. Se volete un leggero sbiancamento dei denti, o magari se avete dei denti particolarmente gialli, probabilmente vedrete un pochino più di differenza rispetto a quella che ho visto io. Però vi ripeto, siccome non è una cosa, diciamo così, tanto drastica, non è un cambiamento drastico, se fumate, se bevete caffè, probabilmente in pochi giorni l'effetto andrà via. Non è un cambiamento così tanto radicale che vi fa dire wow, ho dei denti super bianchi, anche se magari fumando l'effetto va via, non lo so, in un mese, in 2 mesi, lo faccio perché voglio averli più bianchi per 2 mesi. Magari essendo così tanto lieve l'effetto, probabilmente in un paio di settimane scomparirà tutto quanto. E come vi ho detto, diciamo, farlo per 2 settimane è una bella faticaccia tutti quanti i giorni. C'erano delle volte che mi scordavo di farlo e magari a notte fonda dicevo, oddio, invece di andare a dormire devo fare questo coso qui, perché volevo testarlo bene per voi, non volevo magari
saltare qualche giorno di trattamento e poi darvi un'opinione che era sballata. L'ho provato proprio come si deve, come doveva essere fatto, come indicavano sulla scatolina, e come vi ho detto l'effetto non è, secondo me, diciamo così, tanto wow. Anche questa volta vi faccio subito un close up, così vi faccio vedere l'effetto in realtà da vicino. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, come al solito spolliciateli in su o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo domani nel prossimo video. Ciao!